Dunque, diamo i numeri. Sì. 44 paesi, 1000 giorni, dai 32 ai 35 anni, sì. Dal 2014 al 2017. Sì. Dimmi quali sono i tuoi numeri significativi, che treni ho preso, quanti barchi ho preso, cavalli, ma anche situazioni del tipo le ore che ho aspettato per un passaggio che quel passaggio non arrivava mai, le volte che non ho trovato alloggio, i pasti che non ho mangiato, gli amici che ho incontrato, le visite di tua mamma, le cotte che ti sei preso. Allora, partirei da 26, che sono i giorni trascorsi sul cargo transpacifico da Australia al Canada, viaggio più lungo che ho fatto. Non sono i giorni che ho speso in mare, perché sono molti di più e non mi sono fermato a contarli, però quei giorni sono stati segnati con una X ogni giorno sul calendario, anche perché ho attraversato la linea di cambio data, per cui nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico ho sentito lo speaker che diceva oggi è il 4 maggio, domani è ancora il 4 maggio, quindi i miei 25 giorni che avevo pianificato in realtà erano 26. Che palle! Quindi mi è rimasto impresso. Per il resto non mi sono fermato a contare, perché cioè perde anche un po' il significato stesso. So che una volta ho aspettato un passaggio circa 6 ore in Cile sulla carretera Austral, autostop. Sì. Il viaggio più lungo che ho fatto in bus è stato di 3 giorni per attraversare tutto il Canada da Calgary fino a Toronto. Ricordo bene 16, che sono le ore che mi hanno separato dalla prima notte in ostello quando sono partito. Attraverso il bus, quello delle badanti ucraine sostanzialmente, che portava da Milano fino a Varsavia. 3 giorni e mezzo il tempo che ho speso in Transiberiana, 5 giorni la nave che mi ha portato dalle isole Andamane a Calcutta. Ero l'unico occidentale in mezzo a 1000 indiani, esperienza straordinaria. E poi l'ultimo numero che ti do sono 12 miglia, la distanza sostanzialmente dell'orizzonte dal ponte di comando della nave mercantile con cui ho attraversato l'Oceano Pacifico e da cui prenderà poi il nome la versione inglese del romanzo, che sarà 12 miglia dalla felicità. Però in italiano non funzionava, metterci già miglia nel titolo non è... Mentre invece l'orizzonte del giorno un po' più là non funziona in inglese, per cui in inglese sarà 12 miles from happiness.